Un punto di vista insolito e certamente non convenzionale su uno degli argomenti più caldi della politica internazionale degli ultimi anni. L'ultima fatica letteraria del senatore Antonio Razzi, te lo dico, da Nobel, presentata stamattina a Catania al Teatro Don Bosco di Viale Mario Rapisardi, tratteggia il ritratto di una Corea del Nord in via di sviluppo e del suo controverso leader Kim Jong-un, raccontati dal celebre politico abruzzese e sempre sostenitore dell'amicizia con il paese dell'Estremo Oriente. Guarda, ci troviamo i miei 14 viaggi in Corea del Nord, la pura verità sulla Corea del Nord, e poi era per me un dovere venire qui a Catania a presentarlo perché già l'avevo promesso, ma anche perché c'è la prefazione della mia maestra di ballo Ornella Boccafoschi che è di qui, di Catania. Ma questo è vero, io devo dire che molti, non dico molti, ma alcuni giornalisti. Chiaro, loro fanno, ognuno fa il suo mestiere, mi hanno preso in giro, però alla fine è venuta la verità, è quello che mi piace. O sono io 10 anni avanti o sono loro 10 anni indietro. Io avevo previsto tutto su quanto riguarda l'incontro Kim-Trump. Io ci stavo parlando da quando è subentrato a dicembre del 2012, che è subentrato Kim Jong-un, perché è morto suo papà a dicembre del 2012. E ho detto, quando l'ho incontrato nel 2013, vis-à-vis a quattro occhi che ho potuto parlare con lui, gli ho detto qui ci sarà la svolta, qui ci sarà il cambiamento. Guarda, quello che non è stato mai detto, ve lo dico io, d'amico, perché lui non è così cattivo come magari lo fanno figurare. Io ho sempre detto è un bravo ragazzo perché? Perché ama la musica, ama il calcio. Io credo che uno che ama la musica e il calcio, ama i bambini, ama stare in mezzo ai giovani. E uno che è così sicuramente non vuole la guerra, sicuramente vuole il dialogo. E tanto è venuto, tanto si è scoperto che è così. Cioè, ma non è che lo doveva scoprire Razzi, io l'ho detto subito al primo incontro che ho fatto, ho detto questo è un tipo che vuole dialogare, non vuole assolutamente la guerra, e così è stato. Ed infatti non c'è stato quella famosa guerra nucleare che da un momento all'altro doveva scoppiare, e finalmente c'è stato questo famigerato incontro. Ecco perché il libro si intitola Te lo dico da Nobel. Perché ho fatto la proposta di dare il Nobel della pace sia a Kim che a Trump, ma anche a Moon, il presidente della Corea del Sud, perché dopo 70 anni si sono